Ebbene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, video sempre quick, video veloce, quelli, capito? Quelli veloci veloci. Allora, perché sto facendo questo video? Allora, innanzitutto perché vorrei sapere voi, quale iPhone prenderete. Ovviamente mi sto riferendo alle persone che prenderanno un iPhone. Non mi sto riferendo alle persone che non prenderanno un iPhone, non mi sto riferendo alle persone che, ah, io prendo Android, ah, io ho già il Note 10, eccetera, eccetera. Mi sto riferendo a chi ha deciso di comprare un iPhone. Quindi la mia curiosità è quale iPhone comprerete? Perché io ho un po' di dubbi, nel senso, l'iPhone 11 mi piace un botto, devo essere sincero, mi piace veramente un botto. Mi piacciono i colori, mi piace il concetto, mi piace il prezzo. Però ovviamente qua bisogna andare di pro perché siamo pro, quindi non possiamo comprarci l'iPhone 11 da poveri, capito? No, sto scherzando, no, non è l'iPhone da poveri, è veramente un bell'iPhone in realtà l'iPhone 11. E come l'anno scorso forse ha più senso dell'iPhone, quello più costoso, come aveva senso il 10R, ha senso l'11. Mo' il problema è che io prenderò il pro perché io voglio provare la tripla fotocamera e tutto il resto. Forse prenderò anche l'11, prenderò forse entrambi più che altro per una questione di test. Il discorso è quale prendere, perché io in realtà ero partito di voler prendere il Max per avere uno schermo un po' più grande, più batteria e tutto quanto, però pesa quanto, diciamo che analogia potrei trovare, pesa quanto i miei coglioni dopo tre puntate di Beautiful? Il segreto? Segreto magari due puntate, forse. Comunque, il discorso è che pesa un botto, quindi la mia paura è che sia troppo troppo pesante. Poi bisogna capire anche quale prendere a livello di storage. Se vedete la telecamera che è un po' ubriaca, è perché io ho avuto la brillantissima idea di utilizzare l'Osmo Mobile per avere una ripresa un po' più... Guardate che cazzo di ripresa, una ripresa un po' più stabile perché l'ultima volta ballava un po' troppo e forse ho fatto una gran cazzata perché vedo che è un po' ubriaca, cioè se ne va in giro, se io sto fermo, piano piano scende giù, guarda come scende, guarda come scende, guarda come scende, vabbè, dai, ogni video qua c'ha un problema diverso. No, devi andare di là, no, di là, scema, vabbè, comunque, la professionalità di questi video, ragazzi, la professionalità, comunque, dicevo. Io sto aggiustando piano piano il tiro perché se ne va sempre giù. Ma perché te cala? Perché te cala, Osmo? Comunque, il discorso è che comunque c'è. Apple ha fatto il solito giochetto. Passi da 64 a 256 perché gli stronzi avrebbero comprato tutti il 128 e nessuno si sarebbe cagati gli altri. Quindi la maledetta, perché Apple è un'azienda di merda, ricordiamocelo, ci ha fregato un'altra volta. Mentre anche telefoni come i Huawei di 199 euro hanno 128 GB di storage. Mo non esageriamo, ma più o meno la situazione è quella. Quindi, di conseguenza, io sto ridendo per questa cazzo di ripresa, ragazzi, ma mi dovete scusare. Quindi, di conseguenza, che si fa? Quale si piglia? Si prende il 256? Si prende il 64? Io sono più orientato al 64 perché non è che utilizzo moltissimo spazio in realtà. Però mi dà in culo il fatto che mi stanno obbligando a scegliere un taglio così piccolo, e vorrei andare di max. Però mi spaventa un sacco il peso, quindi fatemi sapere, vorrei, questo è più un sondaggetto video, vorrei sapere voi che cosa sceglierete, voi che cosa comprerete, se non lo comprerete perché, senza fare i fanboy, senza fare flame qui sotto, e noi ci vediamo al prossimo video.